Il comune di Valle Castellana rimane in provincia di Teramo, quindi in Abruzzo, e la decisione presa dopo lo svolgimento del referendum avvenuto l'8 marzo per decidere sull'eventuale annessione alle Marche. È mancato il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto necessario per la validità della consultazione referendaria. Si è recato alle urne solamente il 25% degli aventi diritto, pari a 273 voti su 1.066. È anche probabile che sul referendum di Valle Castellana abbia inciso l'emergenza coronavirus e le stringenti misure per il contenimento del contagio emanate dal governo. Un ambiente surreale, momenti veramente che non sembravano una cabina elettorale, una sessione di voto, ma sembravano un ospedale. Anche l'odore fortissimo dell'alcol e degli igienizzanti non dava per niente l'idea che fossimo al voto. Questa la dice lunga su quanto è stata la nostra richiesta e quella del comitato, cioè di rinviare questo referendum. Dalle promesse del presidente Diego Di Bonaventura mi aspetto che vengano realizzate quanto stanziato, quanto promesso prima della campagna elettorale, tutti i fondi a disposizione della provincia, perché se il referendum è stato fatto, un motivo c'era, i cittadini erano troppo stanchi di una situazione e volevano risposte. Sulla situazione, il presidente della provincia Diego Di Bonaventura ha dichiarato: "Hanno scelto i cittadini che ci vivono, meritano la nostra attenzione e il nostro rispetto e che vengano onorati gli impegni presi. Non sono solamente una zona di confine, un ambiente naturale aspro, ma un patrimonio di tutto l'Abruzzo e non solo. Noi manterremo le nostre promesse, la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade provinciali, rimaste per troppo tempo senza cura, ma anche quello più ampio di prospettiva su Monte Piselli, perché da quel turismo e da quell'ambiente possono arrivare risorse per i cittadini. Siamo in piena emergenza, ma non dobbiamo dimenticare la programmazione, e io credo che in questi mesi Valle Castellana comunque ha potuto verificare un cambio di passo, un passo che in provincia siamo intenzionati a mantenere, e sono certo che avremo la regione al nostro fianco."